Questo mondo non fa per me. Lui non parla di suicidio, questo mondo, il mondo non fa per me. Parla di questo mondo, il mondo dello spettacolo, il mondo delle invidie, della competizione. Hanno anche confusa, poi non tradotta male. Era un palese depistaggio, cioè non so come dire. Mettiamo la copertina citando una frase completamente decontestualizzata per vendere, fare lo scoop, perché così Brussone no, lo mette nei suoi profili e dire: avete visto che avevo ragione? Io, ma hai ragione cosa? Leggi l'articolo. Santina! Ciao, Ciao ciao. Ciao. Santina! Ciao, come stai? Ma bene. Insomma. Allora, noi siamo qua insieme un po' per parlare di tutta la storia Bruzzone & Co. e fare anche un attimino un recap da capo, così raccontiamo da capo cos'è tutta questa storia, perché ci sono diverse persone che giustamente sono arrivate a metà e non sanno bene da dove è iniziato tutto. Quindi lo facciamo insieme. Ma prima vorrei parlare un pochino con te di un articolo che è stato, come dire, riportato tra l'altro più volte da Bruzzone in questi giorni come una vittoria, no? Perché lei, abbiamo capito che tifa per l'archiviazione nel caso di Mario, lei esulta, no? Ogni volta che il povero Mario non ha giustizia, insomma. Quindi adesso faccio vedere a tutti questa copertina qui di giallo. Allora, prima di morire, Mario scrisse: questo mondo non fa per me. Spoiler, ragazzi, è clickbait, cioè nel senso che all'interno dell'articolo questa roba proprio c'entra ben poco, in realtà viene riportato per la maggior parte quello che vi dico anche io nelle live. Comunque, cosa è successo in questo caso, Santina? Io vorrei che ci raccontassi un pochino dall'inizio come si è comportato anche Giallo, perché so che ti hanno chiamata dalla redazione quando hanno avuto in mano questa notizia. Sì, la settimana scorsa mi ha telefonato Angela Corica, che scrive su Settimana Re Giallo, tra l'altro una tizia che ho avuto sempre un buon rapporto perché in questi anni hanno sempre appoggiato la tesi omicidiaria, sono stati sempre carini e hanno pubblicato, diciamo, tutte le informazioni e tutti gli avvenimenti che sono avvenuti negli anni. E diciamo che sono stati sempre dalla nostra parte. Però la settimana scorsa mi ha telefonato dicendo: sai, è arrivata un'email in redazione dove è un'email di una chat privata su Skype di Mario, e in questa email una tizia che è un tizio non mi ha saputo dire, non mi ha voluto dire chi era la fonte, dove hanno inviato un'email dove c'è questa conversazione Skype dove Mario dice che questo mondo non fa per me. Ok, ma E io ho questa email da chi è arrivata? risposto: non me l'ha voluto dire, assolutamente no. Addirittura le ho chiesto gli screenshot di questi messaggi, mi ha detto che me l'avrebbe mandato. Dopo un quarto d'ora le mando un messaggio dicendo: ma guarda, sto aspettando. Dice: no, non te li posso mandare. Ma senti, guarda, siccome io ho tutto quello che riguarda la copia forense del computer di Mario, se tu mi dici la data, io posso arrivarci da me. E mi ha detto la data, mi ha dato pure questa frase: il 15 giugno del 2011. A che ho subito collegato che si trattava nel periodo in cui Mario aveva iniziato da un mese e mezzo circa l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi, il famoso Supervivientes, e che aveva conosciuto in poco tempo la Raquel. Sono andata subito a controllare. Attenzione, voglio aprire una parentesi e chiuderla. Questa relazione, questa copia forense, ce l'hanno pochissime persone. Infatti, cioè, la copia forense di tutti gli scambi di messaggi di Mario, chi poteva averla? Allora, ce l'abbiamo noi, quindi la procura di Palermo, il perito informatico, M-Team, Raquel. Raquel sicuramente, intanto, come persona informata, può chiedere di avere questi fascicoli, questa ricerca
questa relazione informatica, ma comunque in ogni caso sappiamo bene che hanno fatto il backup del computer di Mario già nei primi di giugno, hanno copiato tutto, quindi c'era lei. Quindi, prima di cancellare tutto hanno fatto copia. E quindi, quindi o è stata la procura, o è stato il perito della procura, o siamo stati noi, o è stato M-Team, oppure è stata Raquel. E insomma, che poi tra l'altro questi tentativi di depistaggio non fanno altro che peggiorare la posizione, perché se tu poi alla fine è facile anche capire da dove è stato estrapolato questo pezzettino, ovvero qua abbiamo tra l'altro l'hanno anche riportata questa conversazione, perdonami Santina, abbiamo Giusy, la mamma di... Ecco. Hanno preso una frase di qua, una risposta di là e hanno cercato di dare risposta. Infatti, intanto non sta parlando Mario con un amico. Io l'ho detto ad Angela, quando io ho trovato la conversazione, ho detto guarda che Mario sta parlando con il regista di Supervivientes in Spagna, ecco, lamentandosi di due colleghi che si erano comportati male con lui. Un certo Federico Di Lillo e un certo albanese. E tu questo gliel'hai spiegato a loro al telefono? Ecco. Certo. Giusto quel giorno, quella mattina a casa mia, c'era pure l'avvocato Monreale. Mm-hmm. E ha parlato con la giornalista dicendo guardate che state decontestualizzando sì. questo messaggio, perché stiamo parlando di due anni prima dell'evento e poi sta parlando del mondo del lavoro. Aveva esatto. avuto una delusione e ne stava parlando con il regista, infatti poi dice, vabbè tanto tra poco finisce, aspetto che finisca questa edizione così non aveva più problemi. Però siccome Mario era una bella e buona persona, questa persona che gli ha fatto del male, Federico Di Lillo, è stato invitato pure al matrimonio. Mm-hmm. Addirittura aveva un ruolo importante, perché essendo un matrimonio bilingue, lui faceva da traduttore durante la cerimonia. Chiaro. Quindi per dire che Mario dimenticava le cose, io penso che ognuno di voi, io penso che fra coloro che ti seguono ci sono molti ragazzi, ma c'è anche tanta gente che lavora, sì, che sì. sa benissimo che nell'ambiente del lavoro ci sono persone invidiose, c'è la rivalsa. Ora, vediamo un po' Mario, bello, che sapeva fare il suo lavoro, che ha avuto un'esperienza con la prima inviata nel 2010. Mm-hmm. A quanto pare la seconda inviata gli aveva buttato pure gli occhi addosso, parliamo di Rachele, quindi sta ragazzo bello, bravo, e che le donne se lo volevano buccare, uno che in viso non era granché, anche lavorativamente non era granché, sicuramente metteva a disagio Mario, magari parlando male di lui. Sì, cioè lui quando dice questo mondo non fa per me, e qua sono abbastanza svegli in chat ad averlo capito immediatamente, lui non parla di suicidio, questo mondo, il mondo non fa per me, parla di questo mondo, il mondo dello spettacolo, il mondo delle invidie, della competizione. Ma più che altro non tanto, proprio il mondo di Supervivientes, sì. in quel momento, era perché Mario è stato nel campo televisivo non soltanto adesso, ma da ragazzino ha cominciato, tu figurati. Che quando ne ho rapito Denise, la figlia, cioè Denise, sì. la bambina di Marsala, Mario è andato lì come aiuto operatore, quindi per farti capire da quanto tempo Mario era infilato nel campo della televisione, ma in quel momento, in mm-hmm. quell'esperienza avuto, praticamente si era trovato male, poi considerato certo. che aveva già fatto 3 mesi prima l'Isola dei Famosi con gli stessi colleghi, mm-hmm. poi in una settimana cominciò la spedizione, cominciò a stancarsi di questa gente che lo trattava soltanto per interesse. Vabbè, chiaro. Lo dice. Chiaro. La gente ed è triste questo. Molto. Dice, io non sono così. Dice, io sono una buona persona, io non parlo per convenienza, io non mi chiamo albanese, io sono sincero, io mi mm-hmm. fido di te. Cioè, dice tutte queste cose. Poi dice, voglio stare tranquillo, cioè comunque l'importante è che tutto questo passerà, questo è importante, come dire, questo periodo di lavoro che magari mi sta stressando. Ma la conversazione è veramente chiara, nel senso che poi leggendola, adesso qua l'hanno anche confusa, poi l'hanno tradotta male, eccetera.
Era un palese depistaggio, cioè non so come dire, mettiamo la copertina citando una frase completamente decontestualizzata per vendere, fare lo scoop, perché così Bruzzone no, lo mette nei suoi profili e dire avete visto che avevo ragione io, ma hai ragione cosa? Leggi l'articolo. Leggilo. Che se ti vanno a leggiarlo in un certo senso si sta schierando. Sì, 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 ma beh, ma la prima pagina è sempre di Bruzzone, quindi un motivo ci sarà. È un giornalista, un serio giornale, non dovrebbe schierarsi né dall'uno né dall'altra parte, dovrebbe essere riportare i fatti. Dare una testimonianza oggettiva. Esatto, esatto. Non perché l'Abruzzone adesso ha cambiato idea, beh adesso cambio idea pure io. Cioè è veramente ridicolo questo comportamento, anche perché il nostro avvocato glielo ha detto, ce lo trovo allucinante, perché anche quando voi pubblicate questa frase, nulla cambia dal fatto che Mario è stato ucciso, nulla esatto. cambia dal fatto le prove che abbiamo che è stato un omicidio, nulla cambia dal fatto che c'erano due persone a casa da Mario quella notte che veniva ammazzato, quindi sì. di che cosa stiamo parlando? No, ma questa è veramente follia, questo è vendere una vittima per vendere copie. Avete venduto una persona, avete venduto una famiglia. Io sinceramente, redazione di Giallo, proprio vergognosi questa cosa. Peraltro hanno anche preso contatto con te, che gli hai spiegato come stanno le cose. Ciò nonostante hanno fatto la paraculata, cioè hanno detto no vabbè, allora non sosteniamo esattamente questa cosa all'interno dell'articolo, perché se poi andate a leggere all'interno dell'articolo in realtà non c'è scritto che lui si è suicidato, cioè c'è scritto quello che sostanzialmente sappiamo tutti. E poi viene riportata questa conversazione così, un po' come so, per stuzzicare un po' la fantasia, ma senza poi effettivamente schierarsi in quel senso. Quindi noi su internet lo chiamiamo clickbait. Questo è clickbait. E fatto a spese di una famiglia che sta cercando giustizia per il proprio figlio, fa schifo, fatevelo dire. Comunque, tra l'altro, sarebbe anche interessante vedere perché, e qui ci facciamo anche un'altra bella figurina di cacca, come mai, adesso lo sappiamo, domanda retorica, però te la faccio a Santina per spiegare anche al nostro pubblico, come mai Bruzzone era così contenta di questa copertina? Cioè, l'ha messa, no, su Instagram, l'ha messa su Facebook, l'ha messa come la sua grande vittoria con i calici e via, no? Che, tra l'altro, è un atteggiamento che da una professionista proprio non ci si aspetta assolutamente. Ma non solo questo, perché poi tra l'altro è in un commento, prima ancora di pubblicare la copertina, scritto domani Santina avrà delle sorprese. Capito? Quando verrà pubblicato su Settimana Leggiato. Cioè, la cattiveria, ma come si fa a essere cattive e dire ah, domani vedrai che cosa ti esce, Santina? Oh, ha perso un figlio. Ma come ti permetti? Non è importanza. Vedi, esiste il revenge porno ed esiste pure il revenge Bruzzone. Sì. Comunque, cioè, allora, mi capite, tra l'altro, è pinta da cosa? Da cosa? Io non lo capisco, veramente. Tutta questa rabbia, questo odio nei miei confronti, come se io le avessi ucciso un figlio. Io non lo capisco perché ha questo odio contro di me. Ah, già, vero. No, sì, che lo sai, perché dai che lo sai. Comunque, tra l'altro, tu e Pippo avete commentato sotto il post in cui lei metteva questa copertina. Avete commentato... Io no, Pippo ha commentato. Pippo. Io non le do questa importanza. Pippo, spinto un po' dalla rabbia, ha commentato pure la mia cara amica Salvina Cinturino, mm-hmm. l'ha cancellato il suo commento e l'ha bloccata. E Pippo? Pippo perché ha risposto a un commento che parlavano, perché come se, cioè questa frase va ad annullare tutte le... E tutto quello che è stato fatto, il lavoro dei medici legali, siccome Pippo ha scritto ma guarda che medici seri professionisti parlando dei medici legali, mm-hmm. hanno confermato che si è trattato di un omicidio, allora lei ha preso questa frase come dire allora MD non sono i seri professionisti, sono solo i medici legali professionisti.
ridicola, ridicola, mettere in evidenza questo commento, cercare di ridicolizzare. Lei fa così. Sì, sì, sì. Questo come hanno fatto con la chat di Mario, no? Prendi quella frase e la fai, la ingigantisci e la manipoli e la fai diventare come il momento del suicidio. È veramente allucinante, guarda. Esatto. E poi, peraltro, per ricordare a chi ci sta seguendo come mai l'Abruzzone è così interessata, diciamo, a questo caso. Noi sappiamo che il caso Mario Biondo è stato a lungo in mano all'Abruzzone, e lei all'epoca, quando seguiva voi e diceva che vi avrebbe aiutati, insomma, che cosa diceva del caso di Mario? Ma guarda che lei per anni si è seduta sui salotti della RAI. Dicendo a gran voce che si è trattato di omicidio, che criticava il lavoro della polizia spagnola, che ha criticato il comportamento di Raquel durante la prima rogatoria. Io ho i documenti, io ho la sua relazione che è stata presentata in procura, dove di questa relazione fa parte quella psicologica su Mario, che lo definisce un vincente di qua e di là. E poi una sua memoria riguardo a tutti gli avvenimenti, bugiarda Raquel, l'ho scritto in diversi punti. Adesso è diventata la protettrice di Raquel, e adesso è diventato il suicidio, il loro omicidio è diventato suicidio. Ma io ti dico che fino al 2 o il 4 gennaio del 2021 lei ha pubblicato su Visto, e tra l'altro l'ha messo sulla sua pagina, sicuramente lo fa sparire, sì. Ma io ho fatto copia, screenshot. C'hai la cartellina, c'hai tutto. Ormai ho imparato negli anni, perché lei ha pubblicato che si trattava di un omicidio. Io ho le fotografie della sua rubrica, dove ha scritto in una rubrica poco tempo fa, Mario non era da solo quella notte. Certo. Lo dice lei che Mario non era solo quella notte? Va bene. Lo dice MDM dimostrando che c'erano due persone, addirittura identificando chi sono queste due persone. Esatto. Va bene. Infatti c'è una bella conferenza su YouTube dove lei dice, dove Bruzzone sostiene che sapeva addirittura chi era coinvolto nell'omicidio, quindi vi ha dato davvero grandissime speranze quando vi seguiva. Certo, ma anche abbiamo un'intervista di Biavardi, che è il lettore di Settimanale Giallo, che in un'intervista a Storie Italiane ha detto guarda che io sono sicuro, perché Raquel è sempre uscito fuori che lei almeno ha detto, ma nessuno ha verificato, che Raquel quella notte era a Plasencia. Lui ha avuto l'ardire di dire in diretta, da fonti sicure io ho saputo che Raquel quella notte era a Madrid, lo ha detto Biavardi. Cioè forse non hanno capito quello che noi abbiamo dentro casa. Cioè noi abbiamo un computer dove ci sono tutte le trasmissioni che sono andate in onda. Noi stiamo preparando un bel collage con tutti gli interventi delle varie persone che adesso si rimangiano quello che hanno detto. Certo, certo. Adesso... Quando ad un certo punto... Cioè, la gente deve capire. La gente deve capire, anche perché, come vedi, qua, appena vengono a sapere di questa cosa, la domanda è: e perché nessuno fa niente? E perché nessuno l'ha ancora fermata? Perché, nonostante faccia, che poi non avete ancora visto niente, adesso poi vedete le cose come si sviluppano, questa si permette di insultarvi, di dirti a te, di attaccarti quotidianamente, di fare culo camicia con Santanico, l'account fake che ti insulta quotidianamente, e lei è lì sotto a mettere i like. Però è ancora lì nei salotti in Rai. Perché nessuno fa niente? Io sto cercando di fare qualcosa. Quanto questo è che lei, come nostra consulente di parte, non può, anche se poi ti abbiamo messo da parte perché hai fatto solo quella relazione del 2015 e poi non sei stata in grado. È inutile che lei commenta dicendo: dopo che abbiamo avuto le foto mi sono resa conto che non era possibile l'omicidio. E là, guarda che pure un cretino,
scusatemi, ma anche un bambino, capisce, che quella posizione non può essere un suicidio. Lei, dall'alto della sua cultura, si è resa, ma non è vero, perché lei ha continuato negli anni, dopo le fotografie, ha continuato a parlare di omicidio. Beh, diciamo che non è stata in grado, quando ha avuto le foto del ritrovamento, di scrivere qualcosa, perché ti assicuro, presenti i nostri avvocati, quando lei ha avuto le foto, che è scesa da Roma, si è fiondata a Palermo per prendere queste foto, lei ha detto al nostro avvocato, che chiedevamo aiuto a lei, che doveva essere un'esperta criminologa, una professionista che studia la scena del crimine, ci aspettavamo che lei ci desse un aiuto, una illuminazione riguardo a queste fotografie. Lei ha detto, dice, bisogna qui che un medico legale scriva qualcosa e poi io da lì giù. Che vuol dire? Tu hai bisogno di... Allora tutto quello che tu porti in televisione non è farina del tuo sacco. No, no, non è farina del suo sacco. L'abbiamo poi visto col caso Luca Sacchi. L'ha detto lei... che gli passano i documenti sotto banco, no? Qualcuno dalla procura gli passa i documenti sotto banco, così lei fa bella figura da porta a porta. Ci sono gli screen, andate nella pagina M-Team e vedete tutto. Quella è una roba da galera, è una cosa gravissima. E la vera domanda che qui si stanno facendo tutti è: ma come professionista, perché non viene radiata dall'albo come criminologa, come psicologa, considerando che va contro ogni cavolo di legge? È veramente assurdo, è veramente assurdo. Cioè, o è protetta dal Padre Eterno? È una mina vagante. Tu considera che lei si vanta che ha denunciato Tizio, ha denunciato Caio, a me mi ha denunciato 4-5 volte, denunciato a te, ricordiamoci, ex consulente di parte della famiglia Biondo, che denuncia 5 volte la famiglia Biondo. Ma stiamo scherzando? Io vorrei capire, allora, lei denuncia tutto il mondo, perché tutto il mondo ha ricevuto una denuncia dalla Bruzzone. Ora dico, sì. Il problema è tutto il mondo o il problema è lei? Non lo so, il minimo comune denominatore qui è lei, quindi forse il problema è lei. Ma il problema è che qua più scavi più viene fuori merda e nessuno se n'è accorto? Cioè... Ma guarda, bisogna continuare, perché poi dico, il caso di Mario Biondo è stato il suo cambio di rotta è stata una cosa eclatante e la gente ha cominciato a capire. Dovremmo fare più rumore. Sì. Dobbiamo fare più rumore, sì. Perché la verità deve venire fuori, non solo la verità su quello che è successo a mio figlio, quindi la mia lotta, intanto il mio obiettivo è dare giustizia a mio figlio. Assolutamente. Ma siccome io amo le cose giuste, non sopporto le ingiustizie, anche questa sarà una battaglia, perché non è giusto che tu, che ti professi contro il cyberbullismo, contro le donne che vengono stalkerizzate, ti allei con un profilo fake dove parla male di me, di mio figlio, di te, di M-Team, di tutto. Dove fa stalking! Adesso poi vedremo tutti gli screenshot, vi faccio vedere tutto, ragazzi. Abbiamo le prove, quindi vedete con i vostri occhi cosa sta succedendo. Infatti, volevo anche chiederti una cosa. Che cosa ha fatto l'Abruzzone quando ha saputo che avevate passato il caso a M-Team? Mi ha telefonato una sera, ma io già avevo parlato con i consulenti M-Team, però io ho detto, ho saputo che ti vuoi rivolgere ad M-Team, stai attenta, non ti rivolgere a loro perché è un truffatore, sono truffatori. Leitmotiv, no? Ma io ho continuato per la mia strada. Tra l'altro, una cosa gravissima, Francesca, lei ha collaborato con M-Team per almeno 2 anni, se non ricordo male. E in quel periodo lei continuava a scrivere: Mario Biondo è stato ucciso, Mario Biondo è omicidio. Sì. Tu, sapendo, hai pubblicizzato M-Team in maniera eclatante. Io non la seguivo in quel periodo, per cui non ci ho fatto caso, ma dovevo stare più attenta, dovevo essere più social. Sì. Cioè, tu sai, M-Team è una risorsa che dall'America riesce ad ottenere su Pina. Quindi cose, informazioni importanti che potevano aiutare noi, sì, della famiglia Biondo, per scoprire chi c'era con Mario, le persone vicine a Mario. E non ci fai sapere nulla. Perché?
perché sai che la famiglia Biondo non aveva tutti quei soldi che voi tre chiedevate per iniziare le investigazioni. Come si vede nei famosi screen in cui parla del caso Luca Sacchi, in cui dice: ma tanto non vale la pena che mi diano questo caso, tanto sono dei poracci, non c'hanno i soldi. Questa è la criminologa professionista, proprio animata da fare del bene, da cercare giustizia e dare giustizia alle famiglie. Sì, comunque, ecco, io volevo anche insieme a te un attimo raccontare ai ragazzi anche che cosa sta succedendo a livello di bullismo, a livello di Sant'Anico in particolare. Perché parliamo di Sant'Anico? Sant'Anico, Sant'Anico San o come San Sant'Anico, ogni tanto cambia nome così, è una figura inquietantissima, sinceramente, cioè da veramente i brividi. Se andate a vedere adesso su Facebook e vedete qual è la sua immagine di copertina, capite perché è inquietante. Ed è una figura particolarmente preoccupante, non se, perché se fosse solo questo account dici vabbè, è un pazzo scellerato che si è messo a dar contro un mitomane, no? Si è messo a dar contro la famiglia Biondo, così. Ok, il problema è che è culo camicia con l'Abruzzone. Poi non vi so dire chi è il culo e chi la camicia, ma comunque sono culo e camicia. I post lei glieli ricondivide, glieli commenta sempre, i like l'uno quell'altra, botta e risposta, insomma, o sono migliori amici culo camicia o capisci a me. Quindi mi racconti un pochino la tua esperienza con questo profilo Sant'Anico, di cui parleremo, adesso vi spiegherò poi tutto dall'inizio cosa è successo con me. Ma prima raccontami un po', Santina, come, insomma, come ti sei approcciata tu con Sant'Anico, cosa è successo con Sant'Anico? Ma io mi sono approcciata con Sant'Anico quando era col suo nome su Twitter. Ok. Che ha scritto peste corna su mio figlio, sulla nostra famiglia, che facciamo schifo, che sono una truffatrice anch'io, che chiediamo soldi. Qua sono tutti truffatori, oh, tutti criminali tranne quelli veri. Credibile. Sì, e poi tra l'altro come immagine del profilo c'ha l'immagine di Raquel, sì. Hashtag io sto con Raquel. Sì, sì, sì. Quella era la copertina. Poi negli ultimi giorni aveva messo la mia come immagine di profilo, ma adesso ci arriviamo, perché inquietantissimo. No, comunque questo me lo trovo bloccato, io, sicuramente mi ha bloccato questo Sant'Anico, se mi arrivano degli screenshot, ma io non leggo, però mi arrivano gli screenshot di quello che pubblica questo Sant'Anico, questa Sant'Anico. No, ma andatevi a guardare il profilo, ragazzi, se non ci credete, andatevi a guardare il profilo su Facebook e guardate quanto bruzzone lì sotto a fare like, cuoricini e ripostare, commentare, perché dovete vederlo con i vostri occhi, raga, perché è assurdo. È veramente incredibile. Quindi adesso insieme a te io vorrei raccontare ai ragazzi che ci seguono tutta la storia dall'inizio, perché loro mi hanno vista sbroccare a un certo punto per bruzzone, bullismo, hanno visto lo screen, ma non sanno effettivamente, magari qualcuno non ha seguito fin dall'inizio, che cosa è successo fin dall'inizio. Ok, cominciamo da qua. Questo è quello che succedeva mentre eravamo in live per lo speciale Mario Biondo. Non so se qualcuno se lo ricorda, lo abbiamo fatto un paio di settimane fa. Tu sei stata ospite a lungo nel nostro speciale. C'erano anche, insomma, fior fior di ospiti, criminologo, famosissimo in Spagna, il giornalista spagnolo della Vanguardia. Quindi stiamo parlando di una puntata veramente, veramente incredibile. E mentre noi eravamo in live e stavamo, come dire, non è lei, non è Santa Infame, non prendetevela con lei, non c'entra niente, somiglia il nome ma non è lei. Ciao Santa, grazie mille per la sub. Ecco, mentre noi eravamo in live, questa su Twitter sbroccava palesemente, questa Sant'Anico, che adesso vedete non ha più questo nome qua, ma all'epoca aveva ancora Sant'Anico.
e diceva Francesca Bugamelli, nata a Bologna il 7/7/1991, ospite del criminale ricercato Mirko Zeppellini. Poi vorrei anche sapere come fai a sapere io dove sono, visto che sono in Airbnb, però va bene, a posto. A Chicago, partita da Francoforte il 29/11/2021 sul volo Lufthansa LH430 fra Ord, taggando FBI. Importante che si faccia il mio nome affinché gli utenti possano visionare i miei video con le ingiurie e la diffamazione dei biondo. Sì, sì, è importante che gli utenti sappiano, assolutamente, andate a vedere il suo profilo perché c'è della roba. Poi cosa è successo? Dopo che io ho finito la mia, come dire, la mia live speciale Mario Biondo, Santanico ha deciso bene di usare la mia immagine al posto della sua foto profilo. E qui comincia a diventare molto creepy, molto, molto, cioè qua diventava davvero inquietante. Quindi è impazzita, ha cominciato a usare questa mia immagine e quindi giustamente io ho detto no, cioè l'immagine no. E quindi abbiamo fatto il metodo M, abbiamo fatto segnalazione e tutto il resto, rimosso, contenuto rimosso. Poi ha pensato bene di cambiare anche nome a questo punto e si è chiamata Pasquale, mettendo la foto di un'altra persona, così non aveva più problemi con me con l'immagine. Però, tanto perché devi essere sempre inquietante e molesto e bulla, ha messo il tag del suo nome Bugalalla. Cioè, tanto per dire, guarda, non ti posso mettere l'immagine per disturbarti, allora a posto, ci metto il tuo nome nei tag. Quanto vi fa incazzare sta cosa? Fa incazzare, ma più che fa incazzare, è inquietante, è ossessionante. E il problema, come potete vedere da quello che scrive, è sempre che facevo lo speciale Mario Biondo, cioè ho dato voce ai biondo. Questo era il grande problema di Santanico. Bugalalla pubblica i video con i commenti dei biondo su Mario Biondo, bugiardi! Ah ah ah, io sono il punto principale. Vedete anche a che distanza poi pubblica? Santina accusa i fake spagnoli e italiani perché attaccano le famiglie Mario ingiustamente. Ah 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 ah. Santina ancora insiste con le prove fasulle di M-Team. Questo è show. Il segno dietro non esisteva quando Mario è stato ritrovato morto. Vedete che ossessione. Tutto questo mentre io ero in live. Secondo Santina e Guerra, la polizia ha dimenticato di indagare l'amico impresario di Raquel. Ancora accuse infondate a degli innocenti. Secondo Santina ci sono dei motivi per indagare Sarasola. Neanche la traduttrice riesce a interpretare Guerra. Quindi hai offeso Guerra. Bugalalla ospita a Chicago di Mirko Zeppellini. Ale, yeah, ok. Poi ha cominciato a essere una stalker. Qui comincia lo stalking. Ovvero, mi ha segnalata a me, ma segnalata all'immigrazione degli Stati Uniti come persona che lavora illegalmente negli Stati Uniti. Aha. E ha pubblicato il form e se lo è messo come immagine copertina. Ma questa le hai rubato il marito? Palese? Io non ho nessun marito, non è con fidanzato, quindi io non saprei cosa dirle. Sinceramente, ho dato voce alla famiglia di Mario Biondo, ho dato voce a giustizia per Mario Biondo e questo è il risultato. E quindi ha cominciato a prendersela con me, ha cercato di terrorizzarmi. A mio parere, per cercare in qualche modo di fermarmi, sì, violazione del copyright come se piovesse a voglia, ha cercato di fermarmi perché in qualche modo stavo dando voce a queste persone. Ricordatevi sempre che questo profilo fake che fa queste cose, è l'amica di Bruzzone. Cioè, Roberta Bruzzone e Santanico sono culo e camicia e ce n'è di prove, che ce n'è, basta che andate a vedere il profilo di Santanico San se non vi ha bloccato ancora, e vedete chiaramente tutti gli interventi di Roberta Bruzzone sotto, che sghignazzano, che fanno bullismo, che insultano, e questa qui che sghignazza, no? Quindi, allora, tra l'altro, ecco, qua vi faccio vedere meglio la pubblicazione del numero del mio volo e tutti i dettagli con taggato l'FBI,
cioè, nel senso veramente, veramente greve, la situazione diventa a questo punto ossessionante. Oppure la Bruzzone stessa, dice Sydney. Non so, tu l'hai detto, non io, il dubbio ce l'ho. Sinceramente il dubbio ce l'ho, ma tra poco avremo anche delle risposte. Di nuovo, l'ha scritto di nuovo, Francesca Bugamelli, born in Bologna, on 7-7, eccetera, 1991, actually in Chicago, and partner in crime of Mirko Zeppelini. She was on board of Lufthansa flight LH430 fra Ord on 29-11-2021, taggando l'immigrazione, l'FBI, la polizia di Chicago. Oh! Oh! Sì, deve finire in Rai tutto ciò. Deve finire in Rai. Deve finire in Rai. Non può rimanere così. E qua di nuovo, e finalmente la conferma definitiva che la partner del criminale Zeppellini si trovasse sul volo Lufthansa. Qui ha cercato di fare la paraculata. Ha detto, forse pubblicare il numero del volo, e quindi l'ha censurato. Dai, va là. 29 novembre, dato che ho appena trasmesso alle autorità, ushish, FBI, Chicago Police, guardate che io non sto mica scherzando, infatti sei davvero una stalker, non stai scherzando, sei proprio una stalker, e questo è il motivo per cui io sono dovuta rimanere negli USA, perché ho paura. Che cazzo. Di nuovo, la nuova collaboratrice del criminale Zeppellini, la Bungalalla, che poi tra l'altro becero, sta iniziando bene la sua attività di truffatrice. Anche lei spaccia per proprio l'indirizzo degli avvocati di Rodenhouse Group in Michigan. Gli avvocati che sono stati contattati telefonicamente in data odierna smentiscono ogni rapporto con entrambi i criminali. Chiaramente gli ho inviato il materiale in mio possesso. Ha stalkerizzato il mio avvocato, regà! Ha stalkerizzato lo studio del mio avvocato! Che tra l'altro è venuto in live! Lo avete conosciuto! Chris Newber! Cazzo, ma cosa vuol dire che spaccio per proprio l'indirizzo degli avvocati? È ovvio che io, se sono negli Stati Uniti, ho base l'indirizzo del mio avvocato, che è il mio avvocato ed è venuto in live pure a dirvelo! Follia! Follia! Claudia Ancona è una di loro, ma sì, ma certo! Siamo seri, sì! Siamo seri! Siamo seri, e io vorrei che qualcuno le vedesse ste cose, che qualcuno che è in Rai e continua ad ospitare questa persona che appoggia, la Bruzzone appoggia questo profilo, si vergogni un pochino. Tra l'altro le ho chiesto, a un certo punto, no, le ho chiesto, Bruzzone, ho una domanda, e ho cominciato a diventare ossessionante, perché chiaramente io non mi capacitavo di come potesse essere possibile che una persona, una professionista come Roberta Bruzzone potesse associarsi a un account di questo tipo. Quindi sono diventata ossessionante, lo ammetto. Glielo chiedevo ovunque, la taggavo e gli chiedevo sempre, Roberta Bruzzone, perché appoggia e spalleggia un account fake come Santanico che si permette di insultare, stalkerizzare, bullizzare me, le famiglie delle vittime e chi dà loro una mano? Perché io non ho mai avuto una risposta a questa domanda, mai. Infatti sono di nuovo qui a invitare la signora Bruzzone a venire qui e dirmelo e metterci la faccia su perché si comporta in questo modo. Io voglio una risposta, che non deve essere un'altra domanda, ma una risposta e non un'altra domanda. Perché la risposta che ho avuto è stata, perché appoggi un criminale? Ma che cazzo, cioè, cosa? Ma di cosa? Ma rispondimi alla mia cazzo di domanda, che è, perché appoggi un account che fa stalking, che insulta e che bullizza me, le famiglie delle vittime ed il mio team, cioè chi li aiuta, e tutti i professionisti, perché abbiamo insultato anche Guerra, abbiamo visto, abbiamo insultato avvocati, abbiamo insultato periti, perché? Non ha mai risposto quando io gli ho fatto questa domanda sotto al profilo, ma bloccata. Ma la cosa più bella sono i nostri grandi caduti in battaglia, ovvero coloro che, come Anna Laura, per esempio, gentilissimamente ed educatamente, devo dirvi, siete davvero una community coi contromaroni, perché siete dei signori e siete veramente bravi in questo, non avete fatto shitstorm, non avete insultato, non siete stati maleducati, nessuno di voi, e io sono immensamente fiera di voi. Per esempio, Anna Laura scrive, perché non spiega a tutti come mai continua a commentare, spalleggiare la pagina Santanico San, dove viene fatto bullismo su Francesca Bugamelli
la famiglia Biondo e altre famiglie, parla tanto di persecuzione nei suoi confronti, ma a me sembra che lei faccia parte di una vera e propria persecuzione nei confronti di Francesca. Prima di tutto bisognerebbe contestualizzare i video, perché poi dopo vedrete che ha fatto anche lei in persona mi ha fatto proprio disinformazione. Comunque, questi commenti, tutti questi commenti dei ragazzi, come dire, può dire pubblicamente per quale motivo appoggia un profilo come Santanico? È una domanda semplice, cioè tutti questi commenti sono stati eliminati e bloccati. Chi li ha fatti? Perché? Perché chissà mai che qualcuno possa scoprire, magari un giornalista, magari un conduttore televisivo, magari qualcuno che poi si rende conto che questa persona è quella che è, avrebbe potuto vedere che c'erano delle persone educatamente che le chiedevano come mai si associa con Santanico. Quindi raga, questo non è un dissing, questo non è un litigio tra youtuber, qui si parla di roba seria, di roba grave, questa è una denuncia sociale. E se io vi chiedo di darmi una mano è perché credo sia necessario che tutte le trasmissioni che non hanno visto questo che sta succedendo, l'ordine degli psicologi, tutto il sistema che continua a credere nella buona fede di Roberta Bruzzone si dia una svegliata, perché non è possibile, non è possibile. Poi vedete, qui i fake non sono graditi, saluti e baci, fake, siete tutti fake raga, va bloccati e va cancellati tutti perché siete tutti fake secondo lei. Oh, e qui è proprio lei in persona che fa bullismo. Aspettate, non è neanche quella più grave. Ah, allora, qui ha messo Santanico in realtà, perché lei lo fa fare a Santanico per poi ripubblicarlo lei. Santanico ha messo un pezzettino della mia live in cui diceva che io prendevo per il culo Tiziana Cantone, sempre dello speciale Mario Biondo, ok? Bene, io vi invito ad andarlo a vedere quello spezzone, guardarlo proprio, io non lo posso più vedere perché mi ha bloccato Roberta Bruzzone, però andatevelo a vedere quello spezzone lì, ascoltate quello che io dico, perché mi conoscete bene e io non avrei mai insultato Tiziana Cantone, anzi, quello che ho detto è stato, e poi si è impiccata pure con una, si è suicidata pure con una pashmina che le faceva cagare perché era della diseguale e le faceva cagare la diseguale, per evidenziare, no, il fatto che era impossibile. Possibile che lei si fosse suicidata con quella pashmina. Quindi non solo io non insulto Tiziana Cantone, ma anzi sono dalla parte della famiglia che vuole giustizia per scoprire la verità su quello che è un palese omicidio. Contrariamente a Roberta Bruzzone, che invece continua a sostenere che sia suicidio. Per cui insomma, qua poi legge, e infine questo passaggio del video di questa soggetta è davvero sconcertante, sentite cosa riesce a dire della povera Tiziana Cantone, morta suicida, no, per via della vicenda che l'aveva travolta, e che soggetti come questa accusino me di prendermi gioco delle famiglie delle vittime, oltre ad essere farneticante è davvero gravissimo, no, quello che fai tu è gravissimo, quello che fai tu è veramente grave, quello è grave. Notate come sghignazza in maniera sguaiata mentre tratta temi delicati e complessi, evidentemente non alla sua portata. Il video è davvero illuminante. Guardate raga, quando è il momento vi dico cosa dovete fare. Quando è il momento, state tranquilli che vi dico cosa dovete fare. Comunque, e qua abbiamo i famosi screen che avete visto, ma ve li faccio rivedere di nuovo perché è giusto così. Dove Roberta Bruzzone fa proprio bullismo, nei miei confronti. Santanico San, migliore amica della vita di Bruzzone, che mette un pezzettino, tra l'altro rubato, quindi qua il copyright, papero, ma io voglio che rimanga lì, non la segnalo sta roba, perché deve rimanere lì, deve rimanere nella cazzo di storia. Deve rimanere nella storia che Roberta Bruzzone mi piglia per il culo per un monologo. Cioè... questo è un pezzettino di un monologo che è sul mio secondo canale di YouTube. Io usavo come provino quando facevo l'attrice. Tra l'altro mi hanno anche presa per delle parti anche con questo qui. Bene, Santanico lo posta. Lei con le faccine sotto, oh, a ridere. Poi Paola Mantovani, che è un'altra delle loro amichette. L'ho detto io che saremmo tutte andate a Hollywood. Roberta Bruzzone che risponde, sì, ma mi sa che questa ha trovato chiuso. Cioè, questo è il modo di attaccare, cioè di ribattere alla mia domanda?
È veramente questo? Cioè, siamo a questi livelli? Andiamo avanti poi. Dai, un esercito di ragazzini che crede alle minchiate di M-Team. Pensa che potenziale. Ragazzini disagiati, direi. Parla di voi, eh. Poi, Bruzzone. Ok. Da quando li abbiamo mascherati non si fia più nessuno altro che disertare i programmi televisivi. Borzep proprio disidrato. Ma la seconda parte è anche notevole, perché va avanti a prendermi per il culo, no? Perché volevo fare l'attrice. Ma questa deve davvero passare alla storia. Questa deve arrivare in Rai, raga. Questo deve arrivare in Rai. Questa è Roberta Bruzzone con la sua cricca, quindi le solite, la Collu, la sua collega Gasperini, eccetera, che ridono della modalità in cui è stata uccisa Giulia Di Sabatino, che vi ricordo, come anche la famiglia Biondo, era sua cliente prima di passare a M-Team, ok? Collu Monica dove la lascio? La lascio nella... va dietro a sta gente, cioè cosa ti devo dire, va dietro a sta gente, ma quello che mi sconvolge è Roberta Bruzzone, Monica Collu non so chi sia, chi è, ha delle responsabilità nel mondo, non lo so. Comunque, commenti, aspetta vi faccio un piccolo background, commenti. Cosa è successo? Quando un fior di medici legali hanno guardato le foto del ritrovamento di Giulia Di Sabatino, che erano delle condizioni veramente estreme, hanno dedotto che dalle ferite sul suo corpo, con ogni probabilità, lei è stata fatta a pezzi prima di essere buttata giù dal cavalcavia. Ci sono immense prove a sostegno di questo, ok? Quindi è probabile che sia stata fatta a pezzi con un macchinario dotato di lame rotanti. Ora, queste lame rotanti, che possono essere una trebbiatrice, possono essere una macchina per tagliare i metalli, una macchina per tagliare le carni, una macchina per tagliare il legno, sapete cos'è una lama rotante, ok? Non ce li ha solo Goldrake, le lame rotanti. Questa cosa ha suscitato l'ilarità e il divertimento di questa combriccola che ormai chiamiamo Bruzzone & Co, o Bruzzone o le coccodè, come le chiama Giusy, la mamma di Matteo. Qua dicono sì, coltello circolare, Roberta Bruzzone si trasforma in un automissile con circuito di 1000 valvole, ma chi è? Goldrake! E lei ride, forse era l'alabarda spaziale. Guarda, se non fosse per la tragica morte di una povera ragazza ci sarebbe veramente da ridere. Ma veramente, tesoro? Perché non ricordi Goldrake, scudi rotanti? E qui arriva Serena Gasperini, che vi ricordo è l'avvocato dello studio di Roberta Bruzzone. Santina, sei ancora qua con noi? Qua, ci sono. Ok, ci sei, perdonami perché, scusa, io sto andando a ruota, ma ovviamente quando ho finito vorrei anche il tuo parere rispetto a quello che stiamo vedendo, perché è veramente, veramente assurdo. La Serena Gasperini, raga, io vi ricordo che è avvocato e fa parte del team di Roberta Bruzzone. Tu hai avuto a che fare anche con questo avvocato, Santina? Sì, per un piccolo periodo, perché il fascicolo da Palermo era stato trasferito alla procura di Roma, mm-hmm, e mi ero appoggiata a lei, però è stato durato poco questo rapporto. Mm-hmm. No, non mi ha chiesto soldi. Ok. Certo, Buga, ed è ancora un complimento, sono peggio delle galline coccodè, dice la mamma di Matteo Iozzi, infatti. Ma ecco, sentite un avvocato che lavora nel team di Bruzzone come commenta la morte di Giulia Di Sabatino. Eh no, dai, e basta, così è troppo davvero, io mi sento male, ah 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 ah. Dunque, in ordine i pop, trallallero, trallallà. Poi wifi, stacca, attacca, bim bum bam. Poi satelliti, super magic. No, io voglio il numero del suo spacciatore. Perché, comunque, poi un'altra. Arma da taglio rotante, mi suona familiare, aspetta che ci penso. Trovato l'assassino, i meme, regà, i meme. E lei è lì sotto, c'è Roberto Bruzzone, è lì sotto che commenta e ride. Cioè, raga, ma cos'è sta merda? Cos'è? Cosa stiamo vedendo? Quindi niente, per adesso questo è.
te lasciamo qui per non dimenticare. Per adesso questo è quello che è successo, diciamo, nei miei confronti. Ma la situazione è ben più grave, perché comunque si trascina già da un bel po'. Cioè, questo Santanico, Santina, quant'è che ti attacca e ti insulta? Beh, da quando siamo con il medico. Ecco, quindi c'è una domanda che sorge spontanea. Qual è il problema di Bruzzone con M-Team? Tu lo sai, Santina? Posso immaginarlo dai video che ho condiviso di M-Team, dove come è potuto nascere il problema, perché si lamentavano dei soldi, perché la Serena Gasperini diceva che solo per un furto di una mela lei prende 6.000 euro, 6.000 euro. Esatto. Quindi è soltanto una questione economica, perché a quanto pare volevano le tre, l'Abruzzone, la Bernardini De Pace e la Gasperini, solo per iniziare le indagini, affiancandosi ad M-Team, 10.000 euro a testa. E questo non è andato bene allo staff di M-Team, che non fanno questa ricerca di giustizia per dissanguare le persone a scopo di lucro. Esatto. Anzi, fanno tanti di quei pro bono che ci rimettono loro a momenti. Lo so. Quindi questo non andava tanto bene. Peraltro, come dire, M-Team è in possesso di informazioni molto scomode per Roberta Bruzzone, che stanno cominciando a venire fuori adesso, perché adesso basta. E quindi, considerato tutto quello che sta uscendo da parte di M-Team, che vi lascio link in descrizione da YouTube, e comunque vi dico qui, potete andare tranquillamente sulla pagina Facebook di M-Team e vedete tutto lo sbrozzo delle merdate, e non sono neanche tutte. Ah, considerato per esempio l'ultima cosa sconcertante rispetto al fatto che lei si faceva passare, ci sono gli screen, li potete vedere, si faceva passare i fascicoli del caso Luca Sacchi quando le indagini erano ancora in corso, per fare bella figura a porta, e ripete che c'ha le sue conoscenze, le sue cosine. Oppure quel video in cui sostiene insieme al suo team di potersi far assegnare il PM che vuole, perché lei c'ha le amicizie. Raga, è illegalissimo, tu non puoi farti assegnare il PM che vuoi rispetto alla denuncia che fai. Deve essere casuale l'assegnazione, per appunto non inficiare le indagini, non inficiare i risultati. E invece no. Raga, c'è tanta di quella cacca, tanta di quella cacca. Quindi qual è il modo migliore per nascondere la cacca? Diffamare la fonte. Togliere credibilità alla fonte. Che cosa ha fatto Bruzzone & Co. con le Iene a giugno? Screditiamo la fonte M-Team, facciamo credere a tutto il mondo che M-Team sono truffatori e sono falsi, così se mai viene fuori tutta la merda che hanno contro di me, poi nessuno ci crede più. Ah, peccato che però sono venuti fuori degli altri servizi delle Iene, che poi sono stati cancellati, ma li potete trovare sempre nella pagina M-Team, dove invece parlano molto bene di M-Team, hanno collaborato in diversi servizi con M-Team, le Iene. Altro che. E peraltro c'è anche da dire che non tutte le Iene ovviamente si sono associate a questo servizio. Questo servizio è stato fatto da Roberta Rei, non è un servizio di tutte le Iene, tant'è che ci sono anche delle Iene che si sono proprio dissociate. Quindi secondo te è corrotta? Secondo me ha talmente tanta merda da nascondere che ne fa sempre di più per nascondere quella dietro. Cioè, hai fatto una cagata, nessuno la deve sapere, allora faccio un'altra cagata per nascondere questa, poi dopo viene fuori quell'altra, allora ne faccio un'altra per nascondere ancora quella. È nel loop del devo nascondere tutte le cagate che ho fatto fino adesso. Però adesso basta, perché vengono fuori. E quindi io mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo, di quello che sto dicendo, mi assumo il rischio. Sono rimasta qui in USA perché sono terrorizzata dal Santanico San, che è un cazzo di una cazzo di stalker. Non sappiamo ancora chi sia, ma quello che sappiamo è che è culo e camicia con Roberta Bruzzone.
Quindi io lotto per la giustizia. Questo non è un dissing, ve lo ripeto. Questo non è un litigio tra gatte, non è una catfight. È una cosa seria. È una cosa seria e nessuno ha mai tirato fuori sta merda. Io me la collo. Io me la collo perché io voglio bene a Santina, voglio bene a Pippo, voglio bene a Mario, voglio bene a questa storia. Quando ho visto loro attaccati da io sono impazzita, raga. Io sono impazzita. Cioè sono veramente no, non cioè proprio mi dovete ammazzare per fermarmi, dovete sparare con un bazooka perché io non mi fermo. E siete la mia forza, ragazzi. Siete la mia forza e in questo davvero dobbiamo farci sentire. Perché fin troppo spesso siamo stati sottovalutati come quelli dell'internet, coglioni e tutto il resto. Dimostriamo che quelli dell'internet possono anche avere la forza di cambiare le cose e di far aprire gli occhi a chi magari non vede perché ancora non ha visto come si comporta veramente questa persona. Comunque, Santina, ti ringrazio infinitamente per essere stata qui con me durante questo mio sfogo, anche. Io non so cosa ne pensi di degli attacchi poi anche rivolti a me, questo bullismo becero. Cioè, tu l'avevi notato da parte dell'Abruzzone, questi atteggiamenti così infantili, peraltro. Ma certo, nei momenti in cui, io ti ripeto, lei mi ha bloccata subito dal suo profilo ufficiale, però sulla ancora fino ad oggi su quella sulla pagina non sono bloccata, ma ti darò notizie se mi bloccherà anche dalla pagina. Però sì, io lo trovo che sia una persona che sta male, non posso dire infantile perché quasi cinquantenne non ti puoi giustificare dicendo stai facendo una mossa infantile, stai facendo una mossa da una persona che probabilmente ha dei seri problemi, che è malata di onnipotenza, perché si sente lei al di sopra di tutto, ma una persona che veramente se avesse queste grandi capacità, questa grande intelligenza, non scenderebbe a queste bassezze. Io lo trovo proprio veramente di un livello bassissimo comportarsi in questo modo. Assolutamente. Perché non è solo l'istruzione che ti fa, o il denaro che ti fa diventare signore, ma è l'educazione che ti fa signore, e quindi educazione ne vedo veramente poca. Esatto. Veramente poca. Esatto, esatto. E il fatto... Sono delle tattiche. Io all'inizio, quando ho cominciato, dopo la morte di mio figlio, a scrivere su Facebook, sai quanti fake spagnoli mi attaccavano? È una tattica per far sì che magari c'è gente che non vuole avere rogne e gli scoccia essere disturbata da questi fake. Allora dice, vabbè, mollo tutto e vado alla sì, a me hanno cercato di intimorirmi in questo modo, no? Pubblicando l'orario del volo, facendomi segnalare alle autorità, dicendomi che sto con un criminale, tutte queste cose qua. Le hanno fatte per cercare di terrorizzarmi. Certo, certo. È tutta una strategia di gente stupida. Mm-mm. È una strategia, mi dispiace, ma non è una persona intelligente, non deve usare queste bassezze. No. Intanto io penso che se tu hai un problema lo affronti con quella persona, che hai la coscienza pulita, lo affronti, e le capacità per poter affrontare le persone. Siccome si basano sul nulla, si basa su una vendetta, perché la sua è soltanto una vendetta. Sì. Vendetta perché siamo con M-Team. Esatto. Ma io ho avuto i risultati con M-Team, con lei ho avuto solo chiacchiere, nient'altro, solo tutto fumo e niente arrosto, quindi per me può dire tutto quello che vuole. Comunque prima che ti saluto, io voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito, che ci hanno seguito, che sono interessati al caso di Mario Biondo, che sono intervenuti a tua difesa e a mia difesa. Sì, davvero tantissimi. Grazie ragazzi. Grazie a tutti di cuore, soprattutto per Mario. Mario lo avrebbe fatto per voi, sì. Vi assicuro che era un combattente anche lui, non era una persona che si arrendeva facilmente. E quindi vi ringrazio da parte anche di Mario e vi mando a tutti un forte abbraccio, un bacione a tutti, grazie di cuore. Un bacione anche a te, Francesca. Grazie a te, Santina. Ciao, grazie infinite. Ciao.
Ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, 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 ciao. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche a sciogliermi. Grazie a tutti voi per il sostegno che mi date ogni giorno, per il sostegno che date anche a queste famiglie ogni giorno. E lo so che mi volete bene, lo sento un sacco. E in questo momento, più di ogni altro, ho davvero bisogno del vostro affetto, della vostra forza. E sono certa che riusciamo a fermare queste cose così brutte. E non ho parole, perché se devo dire quello che penso, poi passo dall'altra parte e dobbiamo sempre restare dei signori, raga. Noi rimaniamo dei signori, non ci abbassiamo al loro livello. Però l'importante è che davvero il mondo apra gli occhi e si renda conto che non ci si può comportare così con le famiglie delle vittime, con chi soffre. Non puoi sborare su persone che soffrono, non puoi truffare e prendere in giro persone che si fidavano di te. Non lo puoi fare, ma soprattutto non puoi andare ogni giorno in televisione con la maschera della virtù a dire quanto sei brava, quanto lotti per le ingiustizie, quanto lotti contro la violenza sulle donne, quanto lotti contro il cyberbullismo, quando sei la prima a metterlo in atto. No, questo no. E il problema è che secondo me persone come Leonora Daniele, Milo Infante, tutte le persone che in Rai continuano a invitarla, i giornalisti che fanno gli articoli, lei poverina vittima di stalking eccetera, non hanno avuto la possibilità di vedere chi è veramente Roberta Bruzzone. E quindi io quello che mi auguro è che l'Italia apra gli occhi e la smetta di guardare questo specchio per le allodole e pensare che sia realmente una brava persona quando si dimostra essere il contrario. E se questo implica che io ci metta la faccia, che abbia delle conseguenze, ma ha già minacciato di denunciarmi, denunciami, dai, non c'è problema. Anzi, Santanico, mi denuncia anche lei, Santanico, così scopriamo magari, no? Scopriamo subito chi è. Comunque Santanico lo scopriamo presto chi è. Adesso abbiate pazienza, perché i tempi della giustizia, ahimè, non sono celeri e non sono molto amici della volontà di giustizia subito. Anzi, come vedete, ci sono famiglie che sono anni e anni e anni che aspettano giustizia. Quindi abbiate pazienza per il supina, ci vuole un po'. Il problema è però se quando fai la professionista non fai davvero la professionista. Anzi, tutt'altro. Inoltre, risultati da parte di tutte queste persone che hanno le conoscenze, mi fa temere che oltre all'incompetenza ci sia un po' di corruzione. Guarda, non c'è bisogno di temerlo, Kiki, basta che vai nella pagina M-Team e scopri immediatamente la corruzione, cioè la vedi proprio con i tuoi occhi, lo dicono. Quindi non c'è mica problema su quello. Tra l'altro vi mando il link qua in chat. Vi mando il link del servizio che le Iene avevano fatto su M-Team inizialmente, che poi dopo è andato a sparire. È sparito perché poi la Rai, no, se ne sta d'accordo con Bruzzone & Co. per fare la diffamazione delle Iene, e patatratrat è scomparso tutto quello che le Iene prima avevano invece fatto pro M-Team, e dimostrando come M-Team ha salvato un sacco di ragazzine. E guardatevelo quel servizio e andatevi a guardare anche tutto il lavoro che ha fatto e tutti i riconoscimenti che hanno avuto M-Team. Cioè solo le Iene ci si sono messe contro, cioè ci sono quei quattro della Cumbricola che gli danno contro, e poi tutto il resto comunque a sostegno delle indagini di M-Team. Comunque raga, volevo anche dirvi che nel momento in cui io ho fatto lo speciale Mario Biondo, il mio canale YouTube è stato segnalato in massa, quindi mi fa molto piacere che cerchiate di chiudermi la bocca, ma questo forse funziona con in televisione forse, ma su internet non mi chiudete la bocca. Su internet non mi chiudete manco il canale. Quindi, anche perché io le policy di Twitch le rispetto, forse non rispetto le policy Bruzzone, ma le policy di Twitch le rispetto, e anche quelle di YouTube, quindi muti. Ma non ce la fanno, perché non è la legge Bruzzone su internet, Su internet non vige la legge Bruzzone, non vige che chiunque non sia d'accordo con Bruzzone viene bannato, cancellato, zittito e tutto.
Quello che dice il servizio di Iene è totalmente falso? Assolutamente sì. Oppure volete credere che davvero fanno un servizio che dice il contrario dell'altro? Quindi, cioè, dov'è la credibilità? È montato ad hoc, non ci sono le prove mostrate. Quelle che sono mostrate sono tutte modificate ad hoc. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ma poi vogliamo veramente dire che un truffatore o dei truffatori che non ci mettono il nome, che non si sa come si chiamano, eccetera, firmano delle perizie in tribunale? Cioè, già alla base è fantascienza. Giocano sull'ignoranza legale delle persone che guardano o sulla loro, come dire, distrazione nel seguire un servizio di Iene che, per amor di Dio, adesso lascia il tempo che trova, nel senso che neanche stai lì super concentrato, a meno che non lo devi usare come fonte per un video. Quindi, sì, Bruzzone, che poi tra l'altro si professa brava persona, si professa tutto, poi usa la censura, peggio dei tempi, ahimè, che non dimentichiamo. Ah, Bruzzone ha denunciato anche Garofano, è vero? Vi ricordate? Il nostro Luciano Garofano, che ormai è un idolo qua nel canale, che sarebbe tra l'altro un sogno poterlo averlo qua ospite. Lui è stato denunciato da Bruzzone. Oh sì! Guardate che, raga, e tra l'altro Luciano Garofano è con M-Team, esatto, è con M-Team per il caso Mario Biondo. Quindi, raga, cioè, io non lo so veramente come fa ancora come fanno ancora ad ascoltarla. Quest'uomo ha denunciato da quel demonio? No, tutti denunciati, anche la Virginia Raffaele per una parodia, cioè tutti. Lei c'ha denuncia così, no? Perché c'ha l'amica avvocata che le fa tutte le denunce che vuole. Poi chi se ne frega se vengono archiviate e non vanno in porto. L'importante è poterti minacciare di denunciare e poi farlo veramente e poi dire a tutti i giornali: ah, io l'ho denunciata, anche denunciata lei, la prega. Però bisogna anche vedere quante vanno a fondo. Comunque, aspetta che questo è un contenuto che facevo per YouTube, quindi saluto tutti i ragazzi su YouTube. Grazie per aver guardato questo video, condividetelo, vi prego. Condividetelo ovunque, perché il mondo deve sapere. Grazie.